un gran premio sicuramente Ducati, sempre podi, questa volta prime e seconde, un gran risultato, specialmente in un circuito come IRS dove non è mai stato favorevole, solo aveva vinto Loris nel 2004, pensate un po', aveva fatto la pole position, Loris Capirossi aveva vinto, altre vittorie fino ad oggi non ci sono mai avvenute, quindi un doppio successo, però una gara che è pesantemente dovuta al fatto che Fabio Quartararo ha avuto dei grossi dolori per via della sindrome compartimentale, era stato operato nel 2019 addirittura e gli è ritornata, tant'è vero che dopo il settimo ottavo giro ha incominciato ad avere dei problemi e so che in questi giorni andrà dal professor Mir a farsi operare per la seconda volta perché è una situazione sicuramente molto critica. Era lui l'alfiere della Yamaha, però devo dire che Morbidelli con la moto che ha si è comportato veramente il massimo che potesse avere, ha fatto una grandissima gara. Franco non si merita di avere la moto 2019, lo dico molto chiaramente, meritava una moto ufficiale. Questo purtroppo non è avvenuto e questo non è giusto da un punto di vista sportivo. Ha fatto la solita asinata Rins, altra caduta, va sempre oltre quello che la Suzuki può dare, mentre Mir si accontenta e tanto è vero che l'anno scorso ha vinto il mondiale e quest'anno sarà sicuramente uno dei protagonisti. Una KTM che si è un po' risvegliata con Binder, ma nemmeno tanto, e per il resto direi che quest'anno è un anno nero per la KTM, soprattutto dal fatto che non ha più la gomma che l'anno scorso gli dava dei vantaggi, è stata levata con la mescola e questo è un grosso problema per la casa austriaca. Una buona gara della Aprilia, devo dire che la moto c'è, Alex Espargaro sta facendo il possibile, è chiaro che porta fino in fondo la moto per questione di dati, portare dati a casa è una cosa importante e ora sarà determinante cercare di prendere Dovizioso perché sarebbe la chiave di volta per far arrivare l'Aprilia il prossimo anno in una situazione competitiva al massimo, non è male. Peccato per Bastianini che è caduto quando era in ottima posizione con un buon ritmo, ma è un rookie, è difficile per Marini, più difficile che per Bastianini e restiamo in attesa di Martin dopo la brutta caduta che ha fatto. Credo che lo rivedremo al Mugello. Vorrei mettere un appunto su Marquez. Io avevo previsto che Marquez arrivava fra il quinto e il decimo. Marquez ha dimostrato di essere umano, non è un Robocop, è una persona col sangue nelle vene, con l'adrenalina e secondo me la gara scorsa l'adrenalina era al massimo. Essere riuscito ad arrivare settimo è stato un risultato favoloso, però l'impatto l'ho avuto oggi. Il secondo gran premio che fai ti rendi conto della situazione in cui sei, soprattutto a livello muscolare, non ha niente di problemi, è guarito, però non ha l'occhio per fare le gare, i muscoli non sono a posto, le braccia non sono a posto, è la seconda volta che viene a MotoGP, arriverà, ci vorrà un po' di tempo, però al Mugello vedrete che Marquez arriverà. Ragazzi, che tepore che c'è qui a IRS, è una cosa incredibile, è una settimana che c'è il sole, io vado a Prosecco, cosa volete che vi dica, mi piace talmente tanto, sentiamo un po'. Un piacere, con questo tepore ragazzi i Rezzo avranno un buon branding ma il Prosecco va avanti 10 volte, però io ne berrò ancora un po' perché mi piace troppo e mi rende fresco, però io posso bere perché ho finito il Gran Premio, ragazzi quando siete a casa bevete, quando arrivate a casa, magari con una gita fuori porta con l'automobile, visto cosa si può fare, quando arrivate una bella scampagnata con la moto, anche con la bicicletta. E venite a casa, oppure fuori, un tavolino, un bel prosecco, vi ricomincia la giornata, praticamente se l'avete finita col prosecco ricomincia. È quello che farò io, ricomincio la giornata. Cin cin ragazzi, ottimo, veramente.